Se avete dei documenti riservati, confidenziali, non so, dei listini da condividere con utenti esterni oppure con i dipendenti della vostra azienda e volete mantenere, avere la sicurezza che questo file non venga copiato, esportato, non so, stampato e volete avere quindi un controllo completo su questi file, quello che fa per voi è Active Directory Right Management Services. Vi mostro in questo video come si installa e come si configura e come funziona. Andiamo quindi nel Server Manager, clicchiamo Aggiungi ruoli e funzionalità, andiamo avanti, ruoli e servizi, andiamo a installare Active Directory Right Management Services. Andiamo sempre avanti, lasciamo tutto di default, selezioniamo Riavvia automaticamente ed andiamo a installare tutti i servizi. Installazione terminata, clicchiamo quindi Eseguire la configurazione aggiuntiva e a questo punto nel wizard di configurazione andiamo avanti, selezioniamo Crea un nuovo cluster e andremo a dire di utilizzare o un server SQL dove ospitare i servizi di ADRMS oppure utilizzare semplicemente il database interno di Windows sul server. Quindi selezioniamo Usa database interno, andiamo avanti e ci chiederà un utente specifico per il servizio ADRMS. Lo andiamo a creare, quindi apriamo utenti e gruppi di Active Directory, andiamo a creare sotto user un nuovo utente. Lo chiameremo ADRMS, lo impostiamo senza scadenza password, impostiamo una password e lo andremo ad aggiungere ai domain admins, quindi facciamo aggiungere un gruppo domain admins e siamo ok. Andiamo quindi a specificare questo utente appena creato. Perfetto, andiamo avanti. Lasciamo il metodo di crittografia 2, lasciamo tutto di default, una password la chiave cluster, andiamo avanti, lasciamo lui ovviamente ha installato anche i servizi di IIS, lo lasciamo nel default website, tanto comunque non andremo a pubblicarlo online, ma sarà solo per un'attività locale. Andiamo quindi a selezionare HTTP, in quanto non abbiamo bisogno di particolari protezioni trattandosi di una configurazione fatta in LAN, andiamo avanti. Lasciamo il nome del server, in questo caso lo server è lo stesso controller di dominio, andiamo avanti, registriamo l'SCP ora va bene, installa, attendiamo l'installazione. Installazione terminata, clicchiamo quindi chiudi, chiudi e andiamo a riavviare il nostro server. Il nostro server si è riavviato e se vi ricordate negli ultimi video avevamo creato una cartella dati in C. E tramite GPO avevamo pubblicato la cartella pubblica a tutti gli utenti e una cartella personale per ogni utente di dominio. Andremo quindi a creare una nuova cartella chiamata ad esempio documenti riservati e vogliamo ovviamente che questa cartella sia accessibile a solo ad alcuni utenti. Quindi andiamo per esempio in utenti e gruppi. Immaginiamo che segreteria. Immaginiamo che Mario Rossi sia il titolare dell'azienda, ok? Quindi colui che avrà permessi per fare qualsiasi cosa, andare a cancellare i file, eccetera, in quella cartella condivisa. Andiamo a creare un altro utente di dominio, chiamiamo ad esempio Luigi Rossi. E questo sarà un semplicissimo dipendente, ad esempio. Quindi andiamo a condividere questa cartella con utenti specifici, quindi L.Rossi che avrà permessi di lettura e scrittura e M.Rossi che, come abbiamo detto, facciamo finta, è il titolare e anche lui andrà in lettura e scrittura. Ora, ovviamente non vogliamo che eventuali documenti riservati siano cancellati anche solo erroneamente da eventuali dipendenti, quindi andremo nelle proprietà della cartella, sicurezza, avanzate, selezioniamo il nostro Luigi Rossi che nel nostro caso è il dipendente,
andremo a cliccare Mostra autorizzazioni avanzate e togliamo la possibilità di eliminare sottocartelle e file. Ok? Quindi solo Mario Rossi avrà la possibilità di andare ed eliminare file qui dentro. Ma noi vogliamo di più. Quindi cosa facciamo? Andiamo nel Server Manager, Strumenti, Active Directory, Write Management Services. Apriamo il nostro DC01 locale e la prima cosa da fare è andare a creare un template. Quindi andiamo in Modelli di criteri. Andiamo innanzitutto a definire un percorso in cui questi template andranno archiviati, quindi clicchiamo Modifica percorso e andiamo a cliccare Consenti esportazione. Dovremo specificare un percorso UNC condiviso dall'utente a DRMS che abbiamo creato prima, quindi andiamo a creare una cartella specifica, la chiameremo DRMS template ad esempio, la andiamo a condividere con l'utente a DRMS che abbiamo creato prima in lettura e scrittura. Ed andiamo ad impostare il percorso quindi DC01 a DRMS template. Perfetto. Quindi andiamo a creare il nostro primo modello. Quindi clicchiamo Crea modello, aggiungi, lo chiameremo ad esempio documenti riservati, documenti aziendali riservati, aggiungi. Andiamo avanti e qui andremo a specificare per eventuali utenti in modo dettagliato oppure per tutti gli utenti del dominio cosa possono e non possono andare a fare a questi file. Quindi clicchiamo aggiungi, andiamo a dirgli che tutti gli utenti del dominio avranno la possibilità solo di visualizzare il file, ok? E andremo ad aggiungere anche il nostro m.rossi. Che come vedete mi chiede obbligatoriamente purtroppo un indirizzo di posta elettronica, ma poco importa perché se torniamo in utenti e gruppi di Active Directory, apriamo Mario Rossi, andiamo a specificare il suo indirizzo di posta elettronica. Ok, andiamo a fare la stessa cosa con Luigi Rossi. Torniamo quindi nuovamente a inserire il titolare dell'azienda che come abbiamo detto è M.Rossi, quindi andiamo a scrivere M.Rossi, ok, e a lui invece concederemo il controllo completo su questi file, ok? Quindi tutti gli utenti potranno solo visualizzare, poi vedrete come funziona, e il titolare potrà invece avrà tutti i diritti in modo completo. Andiamo avanti, lasciamo tutto di default, fine. E verrà creato il nostro template. A questo punto, se ci spostiamo su un client, andiamo a cedere come Mario Rossi, quindi il titolare, andiamo nella cartella documenti riservati, che ovviamente troveremo vuota, e lui in questo momento potrà già creare dei file e andarli ad eliminare, cosa che non potranno fare gli altri utenti del dominio. Andiamo prima ad installare un pacchetto che vi lascio in descrizione, c'è cioè sia per la versione 32 bit che 64 bit dei sistemi operativi. Andiamo a eseguire il setup. Ovviamente andrà installato su tutti i client che avranno bisogno di accedere a questi documenti riservati, lo potrete fare anche tramite GPO tranquillamente, che è questo qua. Clicchiamo avanti e lui installerà il pacchetto. Installazione terminata, ci chiede il riavvio del nostro client, quindi lo andremo a riavviare. Finalmente la macchina si è riavviata. Se torniamo in documenti riservati, vedremo che nel menu contestuale di Windows è apparsa una nuova voce. In questo caso questo è l'utente M.Rossi, quindi il titolare immaginiamo dell'azienda. Immaginiamo qui di avere dei file. Ora guarda, ci ho copiato un'immagine e un PDF che se apriamo sono normalissimi documenti. Se clicchiamo col tasto destro sopra il file apparirà il menu Proteggi tramite RMS.
Clicchiamo Proteggi sul posto, protezione definita dall'azienda. Ci chiederà per la prima volta le credenziali, quindi m.rossi, ed appariranno i template che abbiamo creato, come vedete, documenti riservati. Clicchiamo Applica, lui cosa farà? Andrà a cancellare il file originale. Applicherà una protezione e come vedete compare un file con un lucchetto. Il file, chiamato Protected PDF Document, avrà un'estensione completamente diversa, ok? Quindi questo file portato fuori da qui, quindi copiato da questa cartella su un computer, non sarà ovviamente utilizzabile. Facciamo la stessa cosa sull'immagine. Ricordatevi, vedete, ora automaticamente mi darà il template che rimarrà sempre qui. Memorizzato, se no andiamo a aprire, si aprirà con un visualizzatore. E come vedete posso selezionare, posso andare in print, faccio ok, ora c'è la stampante PDF, ma come vedete l'esportazione parte regolarmente, posso andare a copiare, posso fare quello che voglio, è la stessa cosa sull'immagine, ok? Quindi si apre tranquillamente e funziona. Cosa succede se noi adesso andiamo su un altro utente, quindi in questo caso Luigi Rossi? Andiamo ad aprire la nostra cartella documenti riservati, quindi andiamo in DC01 documenti riservati e troveremo i documenti. Allora, come prima cosa, grazie al semplicissimo file server, quindi senza l'uso di ADRMS, non potremo cancellare ovviamente il file perché non abbiamo i permessi, come vedete, quindi nessuno potrà andare a cancellare eventuali documenti. Se lo andiamo a aprire, ci dice che M. Rossi, quindi il titolare dell'azienda, ha condiviso un file confidenziale che quindi richiede che venga utilizzato in modo responsabile. Se andiamo ad accettare, lui aprirà il documento, mi chiederà ovviamente le credenziali e mi apre il documento. Cosa è cambiato da prima? Innanzitutto non posso selezionare nulla, non posso andare a copiare quindi il testo. Seconda cosa, se vado ad esempio a fare un print e seleziono anche in questo caso la stampante PDF, lui mi dirà che non ho l'autorizzazione per il print, quindi non posso andare neanche a stamparlo per assurdo. Se me lo vado a copiare su un altro, su una chiavetta, poi lo apro su un altro computer, trattandosi di un file con estensione PPDF, non potrei fare nulla. E la stessa cosa con l'immagine. Se andassi ad esempio ad aprire il file, a fare per esempio un cattura schermata, vediamo che succede. Nuovo, vado a selezionare, come vedete non mi fa prendere l'immagine. La stessa, vedete, mi ha catturato il contenuto della cartella. La stessa identica cosa se andassi a fare stamp sulla tastiera. Vado ad aprire Paint. Incollo, mi ritrovo la finestra senza l'immagine. La stessa cosa vale ovviamente per i documenti o qualsiasi altro tipo di file. Se andassi io invece a creare un documento, un'immagine, quello che volete, tramite l'utente L.Rossi, non potrei andarlo a proteggere direttamente qui dentro, perché il file originale non potrebbe andarlo a cancellare, visto che non hai permessi. Quindi andiamo a crearne uno esterno. Quindi andiamo a proteggere il PDF direttamente con l'utente Luigi Rossi. Lui avrà in questo caso i permessi per andare a scriverlo sul desktop. Lo andiamo a copiare qua. Proviamo ad aprirlo. Print. E vedete che ho tutti i permessi. Questo perché? Perché qua, se ritorniamo nel nostro server, abbiamo selezionato concedi al proprietario autore il diritto di controllo completo senza scadenza. Quindi senza questa spunta il proprietario, nonostante abbia permessi solo in visualizzazioni, in questo caso può andare a creare dei file e proteggerli. È logico che se noi chiudiamo e andiamo sull'utente MRossi, lui sarà comunque in grado di andare a gestire questi file protetti. Quindi, se non volete dare la possibilità agli utenti del dominio di andare a creare dei file e a loro volta a proteggerli, basta che togliete quella spunta. Quindi, utente Mario Rossi, andiamo nei documenti riservati, apriamo il documento che è stato creato, come vedete, da L.Rossi,
andiamo ad aprirlo e saremo in grado di andare a stamparlo proprio perché siamo l'utente m.rossi. Come vedete, ho i privilegi per andare a fare un'esportazione anche in PDF, quello che volete, o andare a selezionare e copiare il testo. Ok? Ovviamente, essendo l'utente, potrò anche andarlo ad eliminare. Ovviamente potrete andare a personalizzare eventuali permessi specifici per utenti, quindi andando qui a togliere Anyone ed andare a specificare quello che può fare nel dettaglio. Quindi potremmo consentire solo ad alcuni utenti la visualizzazione e la modifica, ma non la stampa, ad esempio, o l'esportazione. Oppure potremmo, come ho fatto io, in maniera molto più semplice per la distribuzione, permettere a un solo utente il controllo completo dei contenuti e agli altri la possibilità solo di andarli a visualizzare. Se vogliamo evitare che un utente di dominio vada a creare dei file a sua volta protetti, potremmo benissimo andare nella nostra cartella documenti riservati e togliere i permessi a quegli utenti o quell'utente o quel gruppo di utenti di creazione file, ovviamente. Quindi creazione file e scrittura dati, lui non potrà creare file in quella cartella. Ovviamente vi consiglio di creare in Active Directory un gruppo e andare a mettere lì dentro un gruppo che contenga tutti questi utenti che hanno questi particolari permessi della cartella documenti riservati, in modo che qui in maniera molto semplice andate a specificare eventuali permessi. Abbiamo quindi visto come rendere disponibili questi file agli utenti e mantenere un controllo su di essi per quanto possibile, ovviamente. Sicuramente è un servizio valido, è gratuito, compreso nella licenza di Windows Server. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao, alla prossima.